Io pensavo che i tamponi fossero come cotton fioc, infatti ci sono anche quelli che sono delle fibre tutte avvoltolate attorno a un ostello e sono molto morbide. Invece ci sono dei tamponi che assomigliano a degli scovolini e hanno delle fibre che partono dal centro dell'ostello e si ripartono verso l'esterno e quando vengono messi nel naso o nella gola grattano la superficie della mucosa e alcune volte la fanno sanguinare perché magari l'operatore non è un otorinolaringoiatra e quindi non sa bene come agire e che pressione fare e quindi può essere dannosa. E queste fibre sono vetrose, sono rigide, in qualche caso sono di silicio zirconio, cosa che uno non si aspetta perché non è un elemento che uno usa tutti i santi giorni, insomma, quindi è qualcosa di tecnologicamente avanzato che onestamente per un tampone io non avrei utilizzato. Il problema fondamentale però è che queste fibre, essendo così vetrose, rigide, si spezzano e quindi i detriti di queste fibre rimangono all'interno della lesione addirittura e quindi intanto tamponi ripetuti possono causare la non cicatrizzazione della lesione, possono dare delle granulomatosi, delle fibrosi. Quindi sono tra l'altro dei materiali che non è che sono stati testati per la biocompatibilità, quindi non si capisce, io non capisco, io come esperto di materiali non capisco appunto questo uso di queste fibre così rigide, perché scavare tanto tessuto quando se c'è un virus, quello sta in superficie, sta anche nella saliva. Se si usano dei tamponi per adulti e vai a lavorare in un'anatomia e morfologia completamente diverse, già questo è un problema. In più, come dicevo, ci sono queste fibre così rigide che possono essere veramente lesive per la mucosa di un bambino. E quindi anche questa è una cosa che onestamente io non capisco. L'uso di nanoparticelle di argento. Perché usano cioè anche questo è qualcosa che mi trova un po' a disagio, anche perché questi possono essere degli interferenti dentro una PCR, quindi possono dare dei risultati particolari, forse positivi, quando invece non lo sono.